pomeriggio l'EPC ha fatto incursione a Montrose, Colorado. L'obiettivo sarebbe dovuto essere neutralizzare importanti bersagli civili, ma la risposta alla ribellione è stata tutt'altro che misurata. Sangue innocente ha macchiato Main Street. Hanno sparato ai vostri cari come ad animali. Pare che una cellula della resistenza di Montrose sia fuggita dopo una sparatoria in un quartiere della zona. Speriamo che quei combattenti abbiano raggiunto una delle loro zone sicure nel mare delle periferie abbandonate. Noi, in ogni caso, continueremo a lottare. Non credete ai media controllati dai coreani. Siamo la porta sulla verità, siamo la voce della libertà. Buongiorno Montrose, state ascoltando KPIR su 88.3 FM. Ecco le notizie dell'ultima ora. 24 civili americani sono morti in seguito a una sparatoria causata da un gruppo di insorti. Le autorità delle PC... Dannata propaganda. Hai riaperto gli occhi. Ne hai presi più di quanto ne potrei sopportare. Vieni fuori quando te la senti. Ti mostro i dintorni. Eccoci tornati. Porca troia. A nostro home front, Luna, come al solito, mi deve sempre notificare la sua presenza quando devo registrare. Quando non registro non si fa sentire. Questo è il capitolo 2, libertà. E adesso si continua il gameplay. Dunque. Ah, infatti non c'è il vetro, ma c'è la codifica in sovraccarico, come al solito. Però da io partiremo quando torno alla prossima pattuglia. Andiamo. Ok, let's go. Benvenuto nella tua nuova casa, è il nostro pezzetto d'America. Ci siamo riuniti per fondare questo posto. Sappiate che quella cosa che avevo detto ieri nel video, qualche trofeo PSN che indicava di non morire, beh, alla fine ci ho indovinato perché l'ho trovato. Guardando anche la registrazione, mi sono reso conto che in basso c'è scritto il numero delle riviste che si raccolgono. Ok, vediamo se posso fare una cosetta. Ok, ho ridotto il frame rate. Ce n'è di roba vecchia da riparare qui. Non c'è. Ti stringerei la mano. Ok. Avevo letto che non trovo PSN che devo parlare con ogni abitante almeno una volta. Anzi, due volte. Quindi è meglio che mi do da fare. Di nuovo tra i vivi, sì. Ma porca troia, io devo registrare lì dentro, parlano. Tocca a me. Lo facciamo bene, non perderemo nessun altro. Pare che Connor non o per non tarderà ad arrivare. Ci vediamo alla galleria. I bastardi avranno ciò che si meritano. Connor è l'uomo giusto da avere in battaglia. Spero che guarda pure in giro. Ci vediamo fuori. Apprezzo quello che hai fatto per noi laggiù. Ecco qua. Ma tutto bene. Non vorrei essere scortese, ma è stata una giornataccia. Vorrei restare un po' da sola.
Dobbiamo sincronizzarci con le pattuglie coreane. Così avremo più tempo. Presentati pure agli altri. Ti aspetto dall'altra parte del cortile. Con questa riccia trasmittente potremo ascoltare le comunicazioni coreane. Non so quanto preavviso ci darà, ma è sempre meglio che niente, no? L'EPC sospetta che siamo in questa zona, ma siamo ben nascosti. Niente mimetizza meglio di un oceano di sobborghi abbandonati. Costa troppa energia trasportare persone scorte avanti e indietro dai sobborghi. Molti sono andati in città, o quello o i campi di lavoro. Non è molto, ma per noi è casa. Sei il pilota di cui parlano tutti, eh? Ho sentito che hai rischiato grosso laggiù. Noi non possiamo permetterci il lusso di rischiare. Dobbiamo pensare alla famiglia. Siamo nascosti qui da quasi 2 anni. Un giorno questa terra tornerà ad essere una nazione. È stato un piacere. Abbi cura di te. Cioè, non avete visto? Si è respawnato! Quello che sta riempiendo. Grazie Luna. Quello che sta riempiendo l'ha messo lì nella pentola grossa. Poi si è respawnato dall'altra pentola. Animazione. Piano di Burke. Oh, salve. Benvenuto all'Oasi. Sei solo di passaggio, giusto? C'è molto lavoro da fare prima del tramonto. Non possiamo accendere troppe luci la sera. Hopper ha sistemato questo impianto, così non devo più portare l'acqua a mano. Hopper è il nostro genio meccanico. Cavolo, ha persino riprogrammato il Goliath perché combattesse con noi. Ehi, Bull ti cerca, credo. Ci crederesti? Queste capre mangiano tutto. Mangiano qualsiasi cosa e fanno latte fresco per i bambini. Per caso non sai mungere una capra, eh? Non voglio certo fare insinuazioni. Diciamo solo che il modo in cui rongi attorno alle mie capre è un po' inquietante. Ignoralo, Nancy. Se ne andrà.
passata. Ci vediamo all'uscita del tunnel. Ok, ci muoviamo. Forza, Jacobs. Era ora. Ascolta, ci serve il tuo aiuto. Siamo in pochi e la missione di stasera è topica. L'equipaggiamento che cerchiamo ci spianerà la strada per il futuro. Loro saranno di più e meglio equipaggiati. Prendi un'arma e ogni munizione che puoi. Perdi qua. Ok, già che mi erano saltati i nervi quasi per parlare con tutti, e dall'altra parte che ne parlano e non riesco quindi a registrare la mia voce. Ho preso il trofeo PSN di quello che serviva di parlare almeno due volte con tutti gli abitanti, e infatti me l'ha dato subito. Ma vuoi prendere sta cazzo di arma, per favore? Ok. Vedete, poi uno non si deve incazzare. Guarda, sotto il 90 dove c'è scritto le munizioni non vedo quante cazzo di granate sono, però la codifica in sovraccarico non manca mai. L'M4? Oh, e allora che stai combinando? Ma gira da solo. Ma che succede? Cioè, la visuale si gira da sola. Quando libereremo il paese, abbatteremo. Anzi, quello lo faccio saltare quando c'è. Aspetta un momento, se non ricordo male. C'è un trofeo PSN che dice passa dall'altra parte senza farti vedere. Vai, la riconnessione. Ottimo lavoro, grazie dell'aiuto col gorilla. Ma che già è buio. Rihanna conferma che la cellula Garrison ha consegnato furgone in montagna. Ma c'è una torre di vedetta, noi è in parco giochi. Perché non abbiamo il minimo? L'ultima riconnessione non c'è. Troveremo un modo per aggirarla. No, non possiamo lasciarne neanche una. Allora, mulini a vento, solo due giornali, eccolo qua il terzo. Oh, crema! Attenti, le vedette hanno un cannoncino da 20 mm collegato a un radar in banda caduta. I sistemi Jacobs, di controllo. Tiragli una granata dietro e basta. Dobbiamo raggiungere la strada. Aspettiamo che passi il proiettore. Poi muoviamoci. Se ti punta addosso, vai al riparo e aspetta. Sono intelligenti, ma non così tanto. Vado per primo. Muoversi! Con me! Avete isolato un'area di sicurezza. Le autorità competenti sono state avvisate. Io vado! Con me! Jacobs, dovrei abbatterlo tu questo. Sono troppo vecchio per questa roba. Abbandonate l'area immediatamente. Sistemi automatici.
parte di una risposta letale. Non fermarti! Ti copro io. Jacobs, va là sopra e abbattilo! L'avanzamento per risposta forza per il momento di grande. Non fermarti! Ti copro io. Jacobs, va là sopra e abbattilo! L'avanzamento. Non fermarti! Ti copro io. Jacobs, va là sopra e abbattilo! Non fermarti! Ti copro io! Jacobs, va là sopra e abbattilo! Provo a passare! Ci siamo! Tiragli dietro una granata! Un'area di sicurezza. Le autorità competenti sono state avvisate. Mira il serbatoio di gas dietro la torre! Sei in posizione. Abbatti la torre! Abbandonate l'area immediatamente. Lanciale una granata dietro! Sono programmati per una risposta letale. Tiragli dietro una granata! Mira il serbatoio di gas dietro la torre! L'avanzamento verso questa postazione verrà impedito. Sei in posizione! Abbatti la torretta! Lanciale una granata dietro! A meno di 100 metri dall'uscita del tunnel. Resta lì. Ok, a presto. Come al solito io devo fare le mie morti stupide. Altrimenti non sono io. Devo vedere se qua ci sono riviste di giornale. Ma perché la visuale si deve... Si gira da sola. Cioè, guardate. Eccolo, vedi che stavo dimenticando. Dice che l'Italia rischia di attacco in MP, non potrò solo forse tutto, termico ovviamente. Ma di attivare lascia anche l'intensa energia elettromagnetica. Questa componente dell'esplosione nucleare, seppur meno visibile e conosciuta, potrebbe rivelarsi la più devastante. Nell'immaginario collettivo l'incubo atomico si manifesta nell'immediata distruzione di città, ma per gli esperti assume vesti ben diverse. Un ordigno nucleare preparato appositamente innescato nella stratosfera avrebbe un effetto devastante e irreversibile sulle infrastrutture dell'intero paese. Stando alle simulazioni effettuate dai militari, l'esplosione di un ordigno di questo tipo a poco più di 300 km dalla superficie terrestre neutralizzerebbe definitivamente ogni dispositivo elettronico moderno e disattiverebbe la rete elettrica nazionale. Il nostro nuovo sistema militare è stato descritto come flessibile e digitale, ma un altro aggettivo sarebbe altrettanto calzante: fragile. Questa amministrazione deve affrontare seriamente la questione, approntando piani di emergenza, schermando i nodi chiave come le centrali elettriche, e assicurandosi che l'esercito sia in grado di resistere a un attacco MP.
Per rispondere a questa sfida, dovremmo dare fondo alle nostre risorse di immaginazione e coraggio. Ma sarà proprio questa volontà di sacrificio a mettere in salvo il futuro. Il nostro futuro. E quindi siamo a 3. Io spero che sia il gioco che mi fa fare destra-sinistra con le levette, perché la levetta è ferma. Allora, ok, somiglia un po' a Black Site Area 51. Eccoci, la prossima è prevista tra 6. Sempre le stesse cittadine. Se dobbiamo attaccare, facciamo presto. Ci possiamo sorprendere. L'uomo sul tetto sarà un problema. James, è tuo. Al tuo sparo, andiamo. Fallo fuori. Sì, ma non ho. Aspettando, spara. Non ho. Io vado. Diavolo, collo! Non ho silenziatore. Che. Oi, che. Ah, cazzarola. Grande. Ho bisogno di una mano. Prenditela. Cristo. Cristo. Sotto tiro. Non oso immaginare cosa ci possa essere nell'ultimo capitolo. Dobbiamo sgombrare la casa, ti copro io. Ai ai ai. Nella casa, occhio agli angoli. Dentro. Un attimo, devo controllare. Dobbiamo sgombrare la casa, ti compro io. Nella casa, occhio agli angoli.
Che due coglioni. Dentro. Questa cosa è copiata da Black Site Area, che ci sono pezzi di giornale. Quelli erano dossier, questi sono pezzi di giornale. Quello. Era lui. Ecco. Hanno mandato la ronda non appena la vedetta è andata offline. Una volta ero io a fare la ronda nel quartiere. Ok, prendiamo sta arma. Cos'è? Ho le candele accese e mo sospendo. Ecco qua. Scusa, ci ho visto, non so sbagliare, mi sto perdendo. Vado a mano delle Nobel di Henry Kissinger. Io ho provocato per più mesi. Tipo il polpo. Ho fatto il polpo. Devo ancora rispondere dei crimini di suo padre, dalla prigionia di massa all'impoverimento forzato di milioni di cittadini innocenti sull'altare di una folle ideologia. A 50 anni il suo paese ha rappresentato la più grave crisi umanitaria nel mondo e ora lo premiano pure. Spero che le associazioni umanitarie del mondo si uniscano a me ed Amnesty International nel richiedere che venga privato del premio e che i crimini del suo governo vengano giudicati più presto dal mondo intero. La Corea sarà forse sul cammino della pace, ma continua a presentare una concreta minaccia per il mondo. Ci deve trovare questo posto, giusto? Ora attacchiamo noi. Se il raid di stanotte va a segno, bastardi avranno di che un... Stavo guardando il cielo per vedere se improvvisamente nel gioco è previsto che diventa buio. Ecco, vedi che c'è un altro. Stati del sud verso la politica, sapere di controllo delle frontiere. Se fosse anche la California ha deciso di attuare una rigida politica di controllo delle frontiere con gli stati settentrionali. La decisione, tesa a contenere l'afflusso di cittadini in fuga dal genere della carestia delle... ha provocato scalpore. Centinaia di migliaia di cittadini giunti in California in cerca di cibo e lavoro sono stati respinti in alcuni casi con violenza. Abbiamo superato la nostra capacità di accoglienza in tutte le aree dello Stato. Ha dichiarato Katie Griffiths alla stampa nazionale. La California ora deve pensare ai propri cittadini, molti dei quali senza lavoro e alla fame. È con dolore che voltiamo le spalle ai nostri concittadini americani. Ma dietro di noi c'è il baratro. Dobbiamo proteggere i californiani. La Griffiths si è poi appellata al governo federale perché aiuti la California a interrompere il flusso di clandestini. La Guardia Nazionale è intervenuta in più occasioni per rafforzare la sicurezza nei posti di controllo lungo la frontiera. Ma il governo centrale deve utilizzare le sue esigue risorse anche per assistere le popolazioni dei geli di stati settentrionali. Una gamba che mi sta letteralmente... si sta letteralmente addormentando. Che sto facendo segnali dietro le quinte di avere... un leggero risveglio, ma mi danno schiaffi sulla coscia. Un altro oggetto, orto sul tetto, cuore della vita urbana. Stacchi di aspettare il rifornimento alimentare sempre più discontinui. Alcuni intraprendenti cittadini dal centro di Rochester, nello stato di New York City, hanno recuperato uno stile di vita dimenticata. E lo spirito degli orti di guerra del secondo conflitto mondiale, sempre più tetti e balconi diventano verdi con frutta e verdura. Oh mamma mia, di 3 anni esordisce Amanda Kratz,
Kratzert. Mostrandomi in grande orto sul tetto della pazzia di tre piani in cui abito. Voglio che abbia verdure fresche e salutari tutto l'anno. Senza dipendere dalle reazioni del governo, la Kratzert condivide il tetto con altre due famiglie dello stadio. Lavoriamo tutti insieme per dare cibo alle nostre famiglie e dividiamo equamente raccolto. È un sistema che funziona molto bene. La famiglia Kratzert non è la sola a ricoprire l'agricoltura in tutta la parte dello stato di New York. La famiglia prepara orti e fattorie in miniatura per rifornirsi cibo fresco da mangiare e barattare. In molte città e amministrazioni hanno abolito i vecchi divieti all'allevamento e nei quartieri si vedono sempre più spesso stie di polli e recinti di capi. Questo boom della microagricoltura ha sicuramente dei risvolti piacevoli, ma è anche un chiaro segnale di come sia cambiata l'America dopo che la grande guerra araba ha compromesso le forniture energetiche. Finito di trovare pezzi di giornale. Questi stronzi ce n'erano tre. Aspetta, in quello scuolabus non c'è niente? Potrebbe essere inaccessibile. Ma per caso c'è il sensore di movimento del pad, forse? Come in Killzone 2, forse? Potrebbe esserci questo. Ok. Si è chiusa da solo. È fosforo pieno. Cosa? Tu sapevi di tutto questo? Se mi tocca sentire adesso. Stiamo combattendo. La torre di vedetta mi ha preso. Un sacco di sangue. C'è di farlo. Dobbiamo. Stai calmo. Facciamo noi. Ci serve niente. Ha ragione. Risparmia energia per San Francisco. Cosa legge? Boom del mercato nero alla East Coast. Questo martedì PJ Cooper ha lasciato la sua casa di Chevy Chase nel Maryland alle 6 del mattino, sperando di arrivare al distributore di benzina prima dei vicini. Ma ad attenderlo c'era una coda di oltre 100 persone, alcune delle quali aspettavano già dalla sera prima, nonostante il freddo pungente. Il freddo pungente, il 2 agosto! Cioè, aspetta un momento. 2 agosto 2017, freddo pungente. Magari l'avessimo noi. Allora, negli ultimi mesi la benzina è diventata praticamente introvabile. Molti accusano l'instabilità che avvolge il Medio Oriente dall'inizio dell'anno scorso. Cooper ha solo 23 anni, ma ricorda i tempi in cui la benzina costava meno di un gallone di latte. Oggi 5 galloni di carburanti che costano una bellezza di $100. Alcuni americani evitano le code rivolgendosi ai rivenditori di strada. Il sovrapprezzo può toccare i $30 al gallone, ma spesso è l'unico modo per rifornirsi quando serve. Molti non lo fanno nemmeno per denaro e scambiano la benzina per medicine, cibo fresco e scatola, addirittura armi e munizioni. Le autorità locali hanno cercato di arginare il fenomeno, ma la borsa nera fa gola a molti, dato che spesso tutto ciò che serve è una carica di benzina e una busta arrivata a $25 alle forze dell'ordine. Cioè, praticamente è una specie di post apocalittico senza esserci zombie o nucleari. Cioè,
tutta una desecrazione nucleare. Ci sono soldati. Ok, apri sta porta. Spero che ce la faccia. Non credo. Ce la fa, ce la fa. Lo so, era per dire. Starà bene. Ma niente male come ti tieni la ferita, eh. Ok. Oh, ah, 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 ah. Devono essere le armi che Brooks ci ha promesso. Jacobs, scegliene. Oh. Aspettiamo fuori. E Chris. Oh mio Dio, quante belle cose che ci sono qui sopra. Le pistole non si toccano. Ok. Lo silenziatore. Una bella scelta, eh. No, mi porto questa, dai. La cosa col silenziatore serve sempre. Ma tu guarda che giro. Per delle sedie di merda messe lì. Questi sono gli sviluppatori da gioco che non hanno un cazzo da fare. Idee inventive non ne hanno. O chi magari ha scritto la scena. Insomma, qualcuno che. Qualcuno che ordina di fare quelle cose. Ci sono poche guardie al cancello. Facciamo un po' di rumore, ne eliminiamo qualcuno e attiriamo le altre guardie. Poi entriamo in porta sopra. Allora. Vedi che c'era qualcosa qui da leggere. Collezionabili 18 su 61. In basso vedo scritto collezionabili 18. Nella registrazione, quando rivedo, c'è scritto in basso su 61. Allora, 23 settembre 2017, come non volevano chiedere sanzioni internazionali contro il Giappone. Una nuova ondata di manifestazioni ha investito le strade di Tokyo questo sabato e la violenza è ormai fuori controllo. Il governo nipponico ha condannato pubblicamente gli attacchi, ma la Corea sostiene che le proteste sono appoggiate e in alcuni casi sostenute dall'esercito giapponese. Stando al materiale fotografico inviato da Pyongyang agli uffici di Bruxelles delle Nazioni Unite, membri della polizia giapponese avrebbero partecipato ad attacchi sistematici contro cittadini di origine coreana. Prove forse circostanziali, ma convincenti. Con l'aumentare della violenza si è assistito a un chiaro esodo di coreani verso la madre patria, ma non tutti sono stati così fortunati. Stando ai dati ufficiali, almeno migliaia di coreani sarebbero caduti per mano di nazionalisti giapponesi. Secondo alcune stime non ufficiali, il computo effettivo potrebbe raggiungere 10.000 vittime. Minchia. Sapete che i capitoli sono quelli che sono? E i raccoglibili sono 61, c'è una media che qualcuno potrebbe avere anche 11. Pezzi di giornale. Se qualcuno è bravo in matematica potrebbe aver capito o intuito quanti sono i capitoli, anche se non è detto che sia così, perché fatemi fare i calcoli a mente. Ecco lì c'è un altro pezzo di giornale. Allora, sì, più o meno, no, quindi la media del 9, allora. Ad esempio qua ce ne sono 10. Allora, l'occupazione coreana del Giappone è colta da reazioni discordanti. Questo giovedì la Corea ha definito ipocrita la proposta americana di sanzioni per l'occupazione del Giappone e ha addossato la colpa della crisi agli stessi Stati Uniti.
Pyongyang sostiene che l'occupazione ha la sola finalità di impedire il genocidio dei coreani e ironizza sulla situazione americana. Com'è possibile rispettare una nazione che riesce a nutrire e riscaldare a malapena i propri cittadini? Ahmad Jannati, importante leader religioso iraniano, ha lodato pubblicamente la Corea in un discorso alla radio nazionale. Negli ultimi mesi l'Iran si è avvicinato a grandi passi alla Corea, fornendo armi e carburante a prezzi di favore. Altre nazioni dell'Asia orientale hanno dato il loro pieno appoggio alla missione coreana in Giappone. Mahathir Mohamad, primo ministro della Malesia, ha fornito 2 battaglioni scelti dell'esercito per operazioni antisommossa nell'arcipelago. Mamma, che c'è altro qui, vero? No. Allora. Sì, va di qua. Dietro le quinte stanno dormendo. O almeno prova a dormire. Ancora. Ma 11. Raccolti in questo capitolo, quindi 20. 2 febbraio 2019, Corea sviluppa armi nucleari in Giappone? Stando alle prove presentate oggi all'ONU delle autorità francesi, la Corea starebbe utilizzando le infrastrutture giapponesi per sviluppare armi nucleari. Il materiale offerto, una foto satellitare, mostrava l'esercito coreano presso l'impianto di trattamento nucleare di Rokkasho, nella prefettura di Aomori, posseduto dalla Japan Nuclear Fuel Limited, JNFL, è uno dei principali centri giapponesi per la separazione e l'arricchimento del carburante radioattivo. L'intelligence francese ha inoltre mostrato truppe coreane in azione presso l'agenzia spaziale giapponese, dove sono tenuti sviluppati razzi MV derivati dai missili americani LGM-118A Peacemaker, Peacekeeper, scusate, possono essere usati per attacchi nucleari o meno in ogni punto del mondo. Il Giappone ha una posizione fermamente antinucleare dalla fine della seconda guerra mondiale, ma è da tempo considerata un giro di cacciavite da diventare una potenza nucleare. È dotata di un programma missilistico ben finanziato, di navi da guerra con sistemi lanciamissili e di strutture per l'arricchimento dell'uranio. Non occorre che assemblare le parti, un processo che a seconda degli esperti può richiedere da un mese a 24 ore di tempo. Come da un mese a 24, cioè al contrario? Beh sì, significa da più tempo a meno tempo. Avete detto poche guardie. Ok, poche guardie, sì. Fatti sentire. Ora, vai! Cazzo. Ah, come mai preso? Aspetta, devo arrivarci. Possiamo passare per tutti i strati. Jacobs, qui dentro.
Di qua! C'è un vicolo dietro questa casa! Andate qui! Non lo sei, possiamo passare per i cortili sul retro! Qualcuno sta bruciando qualcosa. Si sente puzza. Ok. C'è puzza di bruciato. Niente silenziatori. Attenzione, granata! Oh no! Oh no! Non ti fare di meglio, Kim! Batti sotto! E vai! Per adesso! Ok. In casa, di sopra! Li colpiremo da sopra! Porca puttana! Meno male che l'ha detto che vengono da sopra. Non mi sarei guardato minimamente in alto. Ok. Propritevi di nuovo. Distruggere quella sentinella. Dovrei aver preso le granate. Se non ho capito male, perché ripeto, io ho i pixeloni grossi. Ne ho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pixeloni. Mi coprono tutta la parte bassa dello schermo. Quindi. Adesso fa boom. Oh, bene. Abbiamo la loro attenzione. Verso il tunnel di rifornimento. Dobbiamo sparire prima che si organizzi. Vedi che già è buio. Un momento. Beh, dovrebbe essere già buio. Specialmente dopo tutto il tempo che ho perso. Di qua. Ah, di qua? Ma dico io per logica non ci posso andare invece di premere forza il quadrato. Deve essere per forza animato? Cioè si chiude da solo. Un attimo. Il piano sembra funzionare. Mandano una squadra di ripeto. Ovvio questo. Le persone che non erano medici avvocati. Ora lavorano in miniere. L'ultima volta qui ho visto il mio dentista. La via dovrebbe essere. Oh mio Dio. Voi andate, che arrivo dopo. Allora, apri la scala. Via i cugini. Dobbiamo farci via i cugini. Tenete l'arma personale. Ma da dove cazzo è uscita sta pistola? Disperdetevi e chiedete in giro. Ehi, c'è un tizio di nome Armi. Cazzo, Armi è dietro, oltre la strada, sull'impalcatura. Ok.
Se vi beccano, io non vi ho mai visto. Che sta facendo voi? Yoga? Cosa volete? Sai, dovresti prima di saltare il condensatore. Non è abbastanza che debba spezzarmi la schiena per il cibo? Scusa, devo solo aiutare. Vi credete degli eroi? Arrivate qui sparando in giro e credendo di essere chissà che cazzo. Se vi trovano qui ci ammazzano tutti e ci gettano in un fosso. Andate a salvare qualcun altro. Beh, non ha tutti i torti. Un'altra cosa da leggere, siamo a 12, già l'ho vista da lì. Ce l'ho vista qui. La cosa è lì. Non si può nemmeno saltare. Io queste cose non le sopporto proprio. Ai 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 ai. Parla. Io, lasciatemi stare i clienti. Guardate. Parlare con El Rey. El Rey ha tutto ciò che volete. Persino sigarette americane. Ah, sì? Se non vi fate vedere mentre uscite dal mio tunnel. El Rey non vuole venire a sapere che voi cazzoni gli avete fatto più di un passaggio. Vuoi dire qualcosa o sono fissa? Levati dal cazzo, ok? Mi tiri la sigaretta addosso. Start. La Corea fornisce i dettagli del suo intervento in Iraq. Forze speciali coreane sono intervenute nell'Iraq settentrionale lavorando sul campo con la coalizione iraniana per riportare l'ordine. Nella provincia di Farah i coreani hanno arrestato un gruppo di presunti rivoltosi grazie a informazioni fornite dall'IS. Il contingente ha ritrovato un deposito segreto di obici di mortaia e una notevole quantità di materiale per la fabbricazione di ordigni esplosivi. Grazie a converti plani V-22 o spray a rotori orientabili di progettazione americana. Le forze iraniane e coreane hanno catturato due capi dei rivoltosi. Alla vista del velivolo, i due uomini hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati catturati senza l'uso di violenza. Le forze coreane hanno anche sferrato diversi attacchi di precisione, prendendo di mira un mercante di armi che riforniva gli insorti con razzi e materiali per la produzione di bombe. Dopo un'attenta pianificazione tesa a minimizzare i danni collaterali, le forze speciali coreane hanno colpito una serie di obiettivi. Per questi interventi l'esercito Pyongyang utilizza droni aerei Shenyang J5, copia dell'americano MQ-9 Reaper. Tutto questo non mi piace. Ok. Non si può nemmeno correre. Ai ai ai. Andiamo. Oh, Wolverine. Scusa signore, ma il mio amico è un idiota. Non vogliamo guai. Va bene, se la mettete così. Sono americano. Sono la tua Oakland, cazzone. Che cazzo se ne frega, dove sei nato? Tu e la tua razza siete solo merda. Cammina. Vuoi farci ammazzare? Ci controllano sempre. Non ci credo, che pezzo di merda. Fottiti. Ehi, hai da mangiare? Ho fame. Ti prego, non mangio da giorno. Mi rubo di tutto, davvero. Ti prego. Non cibo, ora vattene. Ma che parte? L'altro sedile manca.
Allora. Ehi, c'è un tizio di nome Arman. Ma hai sentito nominare? Che? Mostragli questo e digli che Boom ci ha mandato. Ehi, calma, grazie. Vabbè, Boom. E chi è che lo muove? Il piano è con lei. Vuoi farci entrare in una cosa? Sì, devi dirci a ministro. No, no, dobbiamo uccidere altre cose come lì. I radiofari devono essere lì vicini. Sì, sì, posso farvi entrare, ma dovete starmi vicini e fare come vi dico. Seguite. Poi i doppiatori sono sempre gli stessi. Questo ha doppiato qualcuno, mi pare, in metro. La resistenza si ricorda. Lo spero, una figlia giovane. Alle ragazze capitano cose orribili in questo posto. Insegnale a sparare. Ancora un altro da leggere. Sei fuori. La mia bambina non si unirà mai alla resistenza. Cazzo. 22. Appena arriviamo su 30, cioè c'è un altro trofeo PSN. 7 aprile 2021. La Grande Repubblica di Corea cresce ancora. Questo martedì la Malesia si è unita alla Grande Repubblica di Corea di Kim Jong-un. È il quinto paese a farlo, dopo Indonesia, Filippine, Thailandia e Corea. Il primo ministro della Malesia ha raggiunto Kim Jong-un al Parlamento di Pyongyang per la cerimonia dell'alza bandiera. La funzione è poi proseguita con l'inno nazionale malese, la firma ufficiale dell'adesione. È un sontuoso banchetto. Nei prossimi giorni sono previste intense trattative commerciali fra i vari stati membri e la votazione sulla possibile adesione di Cambogia e Vietnam. La Grande Repubblica di Corea è un'alleanza economica e militare tesa a rafforzare la regione dell'Asia orientale attraverso l'unione monetaria e un comando militare unitario. La banca centrale, cuore economico della Repubblica, ha sede a Seoul, che si scrive Seoul per la cronaca, e ha il compito di stabilire e applicare la politica monetaria degli stati membri. Pyongyang è invece la capitale militare e la sede del comando strategico, nella quale si coordina la difesa e si addestrano le forze armate di tutti gli stati membri. Credevo ci fossero più guardie. Ci hanno sentito arrivare sulla strada. Che ride. L'altro passo i tornelli, dai. Dai, sbrighiamoci. Cazzo! Un'area di attesa per gli autobus, un posto dove aspettare prima del turno alle miniere di scisa. Non serve un piano. Nessun problema, ci ho pensato. Ma ancora? Non è finito il capito. Io no. Nessuno si muova! Panku, ho dei figli e gli hanno fatto una buona offerta. Ho potuto aiutare. Rassegnatevi, coreani, hanno vinto, è finita! Oh no! Gli hanno sparato. Oh mio Dio! Ma dove cazzo mi proteggo? No, vaffanculo, ma perché? Siamo circondati! Sali le scale e abbattili! Mitragliatrici, primo piano! Cazzo! È una parola. Cazzarola. Cazzo. Alzati, alzati. No, 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 non mi sparare.
Allora dovrebbero essere finiti i giornali. Oh merma. Non t'avvicinare. Okay. Non c'è niente da leggere, giusto? Abbatti i mitraglieri. Ok. Perché la codifica è più che in sovraccarico. Mamma mia, stavo per sparare in automatico. C'è niente da leggere. Che rigiocandolo per finirlo senza morire è un bel impegno se mantengo la difficoltà. Raccogli i radiofari. E da qua ci siamo. Così finisce il capitolo. Probabilmente no. C'è ancora qualcosa. Ah, bene. Allora, c'è ancora da combattere. Ok. Le autobotti saranno in città solamente per un paio di ore. Le marchiamo prima che escano da mondo. Prendiamo un elicottero e ci siamo. Va bene. Manca ancora poco. Andiamo avanti. Ok. Ancora da leggere. Mamma mia, 14. La Corea del Nord lancia il primo gruppo di satellite del nuovo GPS il 6 maggio 2024. Chi mi ha comunque gli altri capi di Stato della Grande Repubblica della Corea sono uniti al centro speciale spaziale. Centro spaziale di Kagoshima. Chissà. Centro di merda. Kagoshima. Sull'isola giapponese di Kyushu. Per assistere al lancio del razzo MSI con a bordo il primo satellite del sistema messaggero astrale. Concepito per sostituire l'ormai vecchio GPS dell'esercito americano, se neanche le sorti della Corea nei lanci spaziali. Molti paesi collaborano con i coreani per lo sviluppo dei componenti e materiali necessari per la rete satellitare che sorreggerà il sistema. Il GPS è stato una delle più grandi realizzazioni americane, ha commentato un portavoce del programma spaziale coreano. E come USA intendiamo condividere questa tecnologia con il mondo nella speranza di migliorare la qualità di tutti e portare una nuova luce in questi tempi bui per l'economia globale. Con un budget della difesa sempre più limitato e disordini interni ormai cronici, gli Stati Uniti sono stati costretti ad abbandonare la loro creatura. Un tempo all'avanguardia, il sistema GPS si è deteriorato rapidamente quando sono cessati i fondi per il suo sostentamento. Nell'ultimo anno numerosi satelliti chiavi della rete sono precipitati nell'oceano, portando la rete al collasso. Mm.
ancora. Salvataggio. Checkpoint. Ma che cazzo? Torniamo indietro. No. No, non è possibile. No, non è possibile. Non è possibile. Dobbiamo andare di qua. Hai detto bene. Oh, non parlate assieme, che non so dove cazzo leggere. Dai, attraverso il campo. Aia, ti sei fatto male? Ok. Ok. Oh no. Ok, così va bene. Fatto la carambola. Spero che non ci sia più niente da raccogliere per leggere. Cazzo. Oh no. Brutto figlio di puttana. Checkpoint. Forza, forza. Porca troia. Tieni quegli autobus tra te e la torre. Home.
attenzione! Qua c'è un'arma. Vabbè, che stronzata, non mi fa saltare per entrare dentro. Sì! Niente da leggere, nemmeno... Oh merda! Cazzo, che minchione! Dietro l'angolo, prepara una granata! Ok. Oh no! Mira il serbatoio di gas dietro la torre! Ma forza con la granata? Ok. Bene. Sono tutti morti. Sei contento adesso? Adesso sì. Cristo santo. Sono morte troppe volte in questo capitolo del cazzo. Per illustrare che non ci siano... giornale muro invisibile. Ti mostro contro cosa combattere. C'è niente. Prenditi qualche cadavere e ti copri. Che bello sto braccio messo così. Non ti muovere però, eh. Non ti muovere. Minchia, se avessi forse la... Avessi un segno... Cioè, l'avessi... Avessi il pad... Quello che nelle levette... Ormai rovinato. Proprio adesso devi chiamare. Ok, fine del capitolo. Ci sono morto un po' troppe volte, però va bene così. Beh, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo capitolo. Continuate a seguire il mio canale, mettete mi piace, iscrivetevi e fatemi arrivare a 1001 follower. Dobbiamo essere grati per queste prove. Arrivederci. Possono buttare i cadaveri nelle fosse, ma non seppelliranno mai la nostra resistenza.
Se quelle bocche mute si riempiono di terra, parleremo per loro. E il mondo saprà la loro storia. I morti hanno un nome se lottiamo per la loro memoria. Questa terra tornerà nostra. Anche ora, la Resistenza pianifica attacchi per espugnare una delle nostre città più grandi. È la voce della libertà che vi saluta.